come competenza diretta, insomma, senza entrare in quelle che sono poi tutte le azioni che comunque l'amministrazione generale intende sostenere, ovviamente in piena sintonia, accordo col comune che ha più responsabilità e più competenza, insomma, perché l'obiettivo è quello di salvaguardare innanzitutto l'occupazione, ma anche di far sì che un'opera, insomma, cui ormai si è avviato evidente, insomma, possa poi avere pieno compimento, raggiungere gli obiettivi che ha fatto fissati, garantendo l'occupazione, quindi un fatto positivo, anche pur con l'avvio della procedura non sono stati richiesti strumenti del gestore sociale, questo già leva una preoccupazione, e poi comunque con l'amministrazione, poi sono contatti, avevo anche eventualmente con i due direttori che erano già commissari, sì, quindi non hanno. E quindi insomma, perché si possa risolvere rapidamente e soprattutto senza nessun sacrificio, senza nessuna penalizzazione dal punto di vista degli occupati, insomma, in Italia. No, perché il porto, sì, come ci auspichiamo, deve ripartire, ha bisogno ancora di più addetti. Penso di sì, cioè, peraltro, cioè, si fosse arrivati veramente a regime dal punto di vista occupazionale, ha visto insomma la base della situazione a seguito anche della nota vicenda Agnese, a cui tutti abbiamo, ieri c'è stato anche l'incontro di regione di molti lavoratori che sono venuti con una posizione unanime, insomma, contatta, e la vicenda della Agnese, insomma, a cui anche voi avete dato la piena solidarietà, sono partecipato alla manifestazione, ma si intreccia per le dinamiche occupazionali, ma anche per le vicende legate alla portualità, insomma, questo è un porto che ha un'altra connotazione, un altro obiettivo, là c'era un porto che aveva anche una valenza commerciale e con la chiusura della Niente. E purtroppo su certe cose si è fatto un po' quindi, troppo le corse, si è proceduto. Come no? Sul viale dell'agenzia marittima. Veniva una storia antica, la sua casa.